Dedo Malo contro Fantascotti, entriamo in presa diretta quando il punteggio è di 2-1 per il Dedo Malo. Seguiamo questa rimessa laterale per i Dedo Malo che provano a salire in fase offensiva. C'è l'intercetto di Santa Lucia che prova a servire Paulis in fascia sinistra. Paulis sulla linea, guarda, guarda, esce il portiere del Dedo Malo, c'è Di Maio in attacco, Di Maio, clamorosa indecisione dell'arbitro. È rientrato dopo l'altro, è rientrato dopo. Le rotesse Fantascotti che secondo il loro parere il portiere dei Dedo Malo ha preso la palla al di fuori dell'area di rigore. Invece Mauriello ha fatto correre giustamente. Sarà quindi rimessa a fondo per i Fantascotti che toccano corto per Gianmarco Capasso che prova la palla in verticale a cercare Santa Lucia, non viene trovato. E ne ho fatti due prima, quello si è ciaccato, quello ha perso pallone. Seguiamo la rimessa per con Roberto Mingiore che prova l'acrobazia, attenzione, marcato un difensore, ancora Santa Lucia prova a ripartire per i suoi, la palla per Capasso, ottimo in movimento, la sponda a favorire proprio Santa Lucia che prova il destro, c'è la parata del portiere di Dedo Malo, rinvio ancora a colpire Andre Paulis con un paio di finte di salire l'avversario, la palla finisce su Capasso e poi in fallo laterale per i Dedo Malo. Ora l'azione si svolge sulla fascia destra per il Dedo Malo che prova a servire Di Maio davanti al portiere. Bomber Gullo ha provato ad anticipare il portiere dei Fantascotti, nulla di fatto, però la palla muore sul fondo ed è già ripartita l'azione offensiva dei blu a cercare Jacopo Fiore che prova un dribbling sul difensore, ancora Fiore prova a proteggere la palla, ben controllato dal difensore in casacca arancione, ancora palla per Di Maio che protegge la palla, ancora Di Maio attaccato da ben due avversari. Di Maio riesce a scaricare la palla dietro per un compagno, ancora un compagno, ancora per Dedo Malo, la grande azione offensiva con il destro, la palla che muore di poco al lato. Seguiamo quindi questa azione offensiva di Fantascotti, ancora Mingione in fase di interdizione, ruba il pallone, ancora Mingione prova a partire, Mingione palla al piede, sua solita azione, classica cavalcata di tacco a servire Gullo con il mancino, il palo clamoroso di Di Maio che era stato ben servito con un colpo di tacco di poco illuminante da Mingione, non è riuscito a scaricare il pallone in porta. Davvero splendida la giocata di Roberto Mingione che di tacco dopo una triplice serpentina ha servito Di Maio che però non è riuscito a finalizzare. Seguiamo quest'ultima azione dei Fantascotti prima di chiudere il nostro collegamento. Attenzione De Paulis in fascia sinistra, prova ad andare in galoppata, De Paulis salta un uomo, De Paulis vicino alla bandierina, riesce a tenerla in campo, nulla di fatto, rimessa dal fondo 2-1 dunque per il Dedo Malo. Chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo con De Sì, migliore in campo della partita, che Dedo Malo hanno vinto 4-2 contro i Fantascotti. Un gol per te Massimo, un commento sul match. La partita combattuta, difficile, però alla fine io mi sono sacrificato in difesa pur non essendo un difensore. Con le unghie e chiudi i denti abbiamo strappato la vittoria, con l'impegno che ci vuole in tutte le partite e che ci è mancato in molte delle partite che abbiamo fatto, tanta svogliatezza, tanta disattenzione che da due partite a questa parte non stiamo avendo, infatti abbiamo incasellato due vittorie. L'ultima che avevamo fatto era stata contro prima in classifica, sappiamo tutti come è andata a finire. Sono soddisfatto anche perché sto trovando una certa continuità anche sotto porto. Senti, due parole per Danilo che è stato assente quest'oggi. Ma Danilo ben rimpiazzato, è stato grandemente rimpiazzato da Stefano che ha fatto una grande partita, però Danilo è il nostro capitano e senza lui questa partita manca sempre di qualcosa. Va benissimo. Questa squadra manca sempre di qualcosa. Va benissimo.